Salve a tutti, ci troviamo all'Isit Going Air di Gorizia. Oggi siamo qui in compagnia di Simona. E parleremo di un film recentemente visto, Las Choristes. Simone, ci potresti dire le caratteristiche fondamentali di questo film? Sì, certo. Appunto, come hai detto tu, il titolo di questo film è Les Choristes, ovvero tradotto in italiano I ragazzi del coro. Diciamo un film molto bello, molto particolare per chi si interessa al genere musicale. Questo film racchiude in sé appunto tre tipi di generi. Appunto è drammatico, comico e soprattutto musicale, perché appunto racconta la storia di questi ragazzi che si appassionano alla musica grazie al loro professore. Infine concludo dicendo che il regista è un regista molto, molto famoso, francese, di nome Christophe Barrettier. Appunto anche il film è stato girato in Francia nel 2004. Molto bene. Tu, Mersudin, riusciresti a farci un breve riassunto del film? Allora, il film parla di un professore che si chiama Clément Mathieu, che va a lavorare in un collegio di ragazzini che sono, la maggior parte sono rimasti senza genitori. Da subito capisce che è un lavoro duro, perché i ragazzini sono poco educati e fanno molti scherzi. Molto vivaci, insomma. Sì. E alla fine riesce a distrarre questi ragazzini con il canto, che poi ebbe anche un grande successo e è stato anche molto vantaggioso per i ragazzi. Sì, quindi secondo te il canto, diciamo, è un punto di sfogo per i ragazzi o di distrazione, diciamo, una cosa nuova in quell'istituto? Di sicuro è una cosa nuova. Hanno imparato a cantare, secondo me, cioè, è anche un da sfogo che... Da distrazione. Sì. Se quindi fa bene, diciamo, cantare. Sì, sì, perché possiamo dire che comunque in quella scuola lì, col preside, molto severo, sono sempre stati puniti per ogni cosa. Difatti c'è una frase molto importante nell'interno di questo film, e cioè a ogni azione corrisponde una reazione. Questo consiste che a ogni comportamento, diciamo, maleducato o vivace di questi ragazzi veniva severamente punito dal preside. Facendo così comunque i ragazzi, più come succede al giorno d'oggi, comunque più punisci una persona, più ti arrabbi con una persona, più questa persona diventa ostile. Molto invece bene. Questo professore è riuscito a captare, diciamo, i comportamenti educati di questi ragazzi insegnandogli a cantare. Quindi diciamo che questo professore in questo collegio, diciamo, molto severo ha avuto un grande successo. Sì, un nuovo metodo di insegnamento. Sì. Andando anche in particolare contro il preside, dicendogli che voleva distrarre i ragazzi con il coro, e il preside, diciamo, in contrasto con lui, gli ha detto che ok, di fare quello che voleva, ma se non andava a buon fine veniva licenziato. Quindi è andato anche contro il suo lavoro, comunque. Bene, secondo te, Mersudin, diciamo che essere severi aiuta comunque i ragazzi ad educarli? Beh, secondo me per educare un ragazzo non bisogna viziarlo tanto, perché sennò dopo diventa... cioè vuole sempre di più, non si accontenta mai di niente. Però non bisogna anche essere tanto severi. Questo è vero. Cioè, in un certo senso, comunque, se fai una cosa, diciamo, c'è un'altra punizione. Che nel film abbiamo visto che il preside mandava i ragazzi nelle celle. Celle proprio buie, chiuse. Sì, che secondo me non è una bella cosa. Come un piccolo Auschwitz. Bene. Bon, ragazzi, avete qualcos'altro da aggiungere sul film? Ma io potrei dire che consiglio molto questo film, perché a me è molto piaciuto. Un film molto particolare. Come si può dire? Beh, di sicuro è un film interessante che può insegnare anche qualcosa, diciamo, per esempio che la musica ha un valore importante. Bene, bon, direi che questo è tutto. Oggi concludiamo dicendo che è l'8 marzo, che diciamo è la festa delle donne, quindi auguri a tutte. Volevo fare gli auguri alla mia ragazza Alessia. Voi ragazzi avete ragazze? Sì, certo, in particolare anche io volevo fare gli auguri alla mia ragazza Beatrice. Bene, bene. Grazie, alla prossima. Ciao.